Oggi, martedì 14 aprile, hanno riaperto cartolibrerie, librerie e negozi di abbigliamento per neonati e bambini. Alcuni continuano solo con la consegna a domicilio. Chi è venuto oggi? Quattro persone, così chi venga. Cioè adesso, ma è perché abbiamo aperto la cartoleria, sì, qua la gente che corre a venire a prendere del materiale. Cioè, proprio uno si ha bisogno di un quaderno, di un album da disegno, basta. Cioè, quello che... Gente va a fare la spesa, basta. I clienti che sono venuti oggi maggiormente sono stati, diciamo, degli impiegati degli uffici che avevano necessità di carta, di altre cartucce, materiale vario, scotch, eccetera, per l'utilizzo dell'ufficio, e qualche studente che ha preso dei ricambi che aveva bisogno di scrivere. Ecco. Siamo contenti di poter riaprire, però lo stesso... È molto pesante la situazione, sia con le problematiche della malattia che ancora non è ferma, quindi onestamente c'è sempre un po' di timore, lo stesso con quando ci si ritrova ad interfacciarsi con le persone che entrano, nonostante mascherine, nonostante guanti, distanza di sicurezza, nonostante tutto. Però speriamo sia un buon segnale, perlomeno per ricominciare a tornare in una qualche parvenza di normalità. Cosa hanno comprato maggiormente? Più che altro cose per i ragazzi, quaderni, penne, perché nonostante tutto la scuola non si è fermata, quindi il materiale proprio di uso comune, cose per i ragazzi e le cose per i bambini piccoli. Al di do ai colori, perché per i bambini piccoli rimanere chiusi a casa è pesante. Che quaderni, queste cose qui principali, di cui anche penne, ecco, che la gente ha bisogno, ecco. Avete riaperto? Qualcuno è venuto? No, non è venuto nessuno. Qualcuno ha telefonato e stiamo mandando dei messaggi che prendiamo appuntamenti. Consegna a domicilio fate? Qualcuna ci si prova, ma coi bambini è difficile per via delle taglie.